Amici di Niente Spoiler, ciao a tutti, sono Fabio Trescal, oggi vi parlo di Summertime che vedete qui alle mie spalle, la nuova serie italiana originale Netflix che potete già vedere sulla piattaforma streaming. Di cosa parla questa serie? Beh, parla di questi amori estivi tra giovani ragazzi, tant'è che insomma la serie è ispirata al libro Tre metri sopra il cielo di Moccia, e ho già detto tutto. Il film racconta appunto anche della storia d'amore estiva tra Ale e Summer, questi due ragazzi che vengono da due famiglie diverse, insomma si incontrano, si innamorano, eccetera, eccetera. Allora, com'è questa serie? Allora, io devo dire una cosa, che poteva essere un vero disastro, io da come me l'ero immaginata poteva essere veramente un disastro completo. In realtà non è un vero disastro. Ci sono delle cose buone e cose proprio orripilanti. Partiamo dalle cose buone. Devo dire che sarà un po' per il fatto di questa quarantena, sarà un po' il fatto che abbiamo voglia di mare, abbiamo voglia di uscire, abbiamo voglia di estate. Ecco, qui funziona perché i due registi che sono Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi veramente ci immergono in un'atmosfera estiva, calda, colorata, con tanti colori pastello, insomma, molto 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 buona, e devo dire che sotto questo aspetto visivo funziona. E anche la colonna sonora è veramente funzionale alla storia e funzionale anche alle scene. Ci sono sì canzoni di un'altra epoca, ovvero Gino Paoli, insomma, ma anche canzoni più recenti, insomma, Annalisa, Salmo, che insomma si sposano bene con l'azione e con la storia in sé. Ma veniamo alle dolenti note, perché comunque il film. No, il film, no, la serie vanta un cast di attori molto giovani e anche molto esordienti, e devo dire che questo è un po' il punto debole dell'operazione, perché questi giovani attori che hanno poche esperienze sono veramente dei cani a recitare. Mi dispiace dirlo, ma cioè, non si, veramente, non si ascoltano neanche come parole, come dizione, sono terrificanti. I due protagonisti che sono Coco Rebecca Endogame. Edogame, scusate, e Ludovico Tersini si difendono anche. Su Ludovico Tersini si vede che è già un po' più navigato, già ha fatto un po' più di altri progetti, tra cui anche Scam Italia. Coco Rebecca Edogame è al suo esordio, quindi si vede che un po' ha una bella presenza, ma si vede che è un po' acerba. Ma gli altri, vabbè, gli altri non sono praticamente, ragazzi, io non li calcolo neanche. C'è un certo Giovanni Maini che interpreta Edo, che io veramente, cioè, non lo sopporto, perché è proprio aiuto, aiuto. Altro punto dolente della serie è ovviamente la sceneggiatura, che non esiste, con dialoghi banali, dialoghi terrificanti, tutti stereotipati, e oltretutto non c'è un colpo di scena, non c'è un minimo di sorpresa, che ne so, fammi vedere un po' di sorpresa, un po' di manca una spinta giusta alla sceneggiatura. Ed è un peccato perché, ripeto, a livello visivo la serie c'è e funziona. E poi basta, poi non c'è nient'altro. Quindi, che vedevo di dategli un'occhiata. Io me la sono guardata proprio in maniera molto tranquilla mentre facevo anche dell'altro. E mentre insomma, così, ecco, un po' per la mia voglia d'estate, un po' per la mia voglia di evadere, non lo so. Insomma, comunque, questo è Summertime. Dategli un'occhiata, guardate almeno il primo episodio, poi vi fate un'idea. Comunque, è abbastanza scorrevole, non dovrete attaccare il cervello per guardarlo, assolutamente no. Ok? Ci vediamo al prossimo film o alla prossima serie, che sarà, non lo so, ma sarà molto, molto presto. Ciao ragazzi, alla prossima!